Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. L'esibizione di tifo sugli spalti è qualcosa di incredibile. Questo stadio, lo devo dire, è davvero uno. Cerca la soluzione aerea. Ci mette il fisico e conquista il pallone. C'è l'opportunità per il contropiede. Prova la giocata nello spazio. Può segnare da lì. Chance per tirare. Butta la rete. E arriva così il gol del vantaggio. Rubata palla agli avversari, sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. E la partita inizia alla grande, subito gol. Decide di sfruttare la fascia. Buon recupero. Jovetic, grande occasione, ci prova. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Vede libero il compagno. Ecco il tiro. Jovetic. Primo tempo che si conclude dunque qui. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Dovranno solo stare attenti a non concedere un secondo gol in contropiede. 1-0 alla fine della prima frazione, risultato in bilico. E credo che il secondo tempo sia tutto da vivere. L'azione è già ripresa. Il gol ha cambiato le carte in tavola. Adesso ci si attende una gara più aperta e speriamo divertente. Jankovic. Mostrano un buon controllo del gioco. Prova a verticalizzare. Può provare. Un gol pazzesco. Davvero un gol bellissimo questo. Bellissimo. Il Montenegro trova il gol del pari. Che classe. La sua conclusione fantastica ha fatto schizzare in piedi tutti i tifosi. Si riparte di nuovo in... Bella apertura. È in ottima posizione. Colpisce il pallone. E c'è il gol del Montenegro. Sono di nuovo in vantaggio. E non poteva mancare un'occasione del genere. Gli hanno concesso troppo spazio e lui si è preso tutto il tempo per prendere la mira e buttarla dentro. Conducono con una rete in più degli avversari. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Avuto la meglio. Difesa molto distratta in questa occasione. Non possono permettersi di perdere la concentrazione così. Prova con la palla filtrata. Prova la conclusione. Infilza il portiere. Sembrava finita, invece l'hanno ripresa per i capelli. C'è grande intesa tra loro e si è visto chiaramente in questa azione. Hanno trovato la parità proprio nei minuti finali. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. E l'arbitro aggiunge ulteriore recupero. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. Marusic. Fallo netto, nessuna esitazione da parte del direttore di gara. Contrasti duri, partita sentita, combattuta. Non bisogna degenerare, però qualcuno si farà male. Gli allenatori saranno sicuramente preoccupati. Decide di non rischiare. Sicuro qui l'intervento del portiere. Non c'è più tempo, finisce qui. Le due squadre dunque si dividono il risultato. Nessuno ha trovato il lampo decisivo. Credo che ci possa essere comunque soddisfazione da parte degli allenatori. E invece la tua analisi di questa gara qual è, Luca? È stata una partita tesa, combattuta.
Alla fine nessuna delle due compagini è riuscita ad avere la meglio, ma abbiamo assistito a un confronto intenso, soprattutto dal punto di vista...